L'Etespo 2024 parte domani a Verona alla terza edizione della Fiera sulla mobilità e la logistica sostenibili. 400 espositori in 5 padiglioni, 4 palchi con convegni e confronti tra politica e imprese. Forte presenza anche dello Stato Maggiore della Difesa, con mezzi delle Forze Armate e della logistica militare in spazi espositivi esterni ed interni. Elezioni regionali in Abruzzo, vince il centrodestra. Marco Marsilio eletto governatore al secondo mandato con il 53,5% dei voti. Fratelli d'Italia primo partito davanti al PD. Medio Oriente, inizia il Ramadan ma nessuna tregua a Gaza. Nave con aiuti umanitari è bloccata a Cipro. Biden attacca Netanyahu, fa più male che bene a Israele. Valanghe killer sulle Alpi Ligure, travolto ed ucciso uno sciatore a Monesi, in provincia di Imperia. In Svizzera morti 5 alpinisti, diverse frane e allagamenti in tutto il nord.